Uno, due, tre, vai. L'esame di maturità è stato superato, credo, la settimana scorsa, forse non avevi bisogno di conferme, ma il campo l'ha data. Ecco, a questo punto si continua con un po' di rabbia per i due punti persi a Nocera, però con tanta consapevolezza che ormai siamo nel pieno, sta venendo fuori il vero Messina, quello che tu volevi. Ma c'è consapevolezza, quello sì, abbiamo fatto bene un tempo, anche il secondo per la verità, ci aspettavamo una reazione da parte della Nocerina, non mi aspettavo però che prendessimo due gol così balordi, ma ormai la partita è archiviata, abbiamo fatto molto bene in questo percorso, non ci dobbiamo fermare, abbiamo consapevolezza che possiamo giocare gare anche importanti e delicate con autostima, con consapevolezza appunto di sapere che possiamo combattere con chiunque, basta che non scendiamo di concentrazione, di attenzione e soprattutto di grande dedizione nella gara e abbiamo fatto dei passi importanti, non siamo al top perché le rincorse non fa piacere a nessuno, però è una squadra che sta bene, è in piena salute, anche se questa settimana non mi sono piaciute molto. Beh, a livello di applicazione, però questa è una squadra che dobbiamo forse ritornare un po' con i piedi per terra, perché comunque non abbiamo fatto nulla di trascendentale se non quello che è il nostro dovere. Dobbiamo sapere di essere all'altezza di ogni difficoltà, di ogni problema che si presenta settimanalmente, ma ho anche a che fare con degli elementi importanti sotto questo punto di vista che riescono anche a guidare gli altri, per cui diciamo che sono contento sotto questo aspetto, anche se ribadisco, non abbiamo fatto nulla di trascendentale, il percorso è ancora lungo, ci sono 15 gare da fare, quindi dobbiamo andare avanti per la nostra strada con la consapevolezza di sapere che le difficoltà e le insidie sono sempre dietro l'angolo, quindi non siamo neanche tanto lontani dai play-out, guardiamoci un po' sotto, forse male non fa, però sapendo che possiamo andare a competere e combattere con chiunque, perché siamo nelle condizioni ora di poter dire la nostra. Che partita ti aspetti, Giacomo, domani? Le partite in casa contro avversari smaliziati, veloci, che non hanno nulla da perdere, sono quelle forse che un po' danno fastidio a questa squadra. Faccio un raffronto, ecco, quella di domani potrebbe assomigliare per qualità dell'avversario alla partita con la San Cataldese. Sì. Può assomigliare con qualche qualità in più loro, perché comunque hanno elementi importanti nella fase d'attacco, non riescono mai a chiudere una partita se non hanno fatto qualche gol, quindi sono insidie abbastanza importanti da leggere nel corso della gara. Però è pure vero che se entriamo con quella veemenza, quella fame, quella voglia, quel desiderio di volere fare la partita e leggere tutto ciò che c'è dentro la gara da leggere con grande senso di responsabilità e intelligenza, possiamo fare la nostra bella figura, altrimenti saranno dolori. L'utilizzo di Insudin ti obbligherà un po' a spostare le pedine under, probabilmente in mezzo al campo, ecco, due giocatori su tre probabilmente saranno under, a meno che Migliorini, ecco, non hanno recuperato totalmente, ma lo escludo. Sì, noi purtroppo abbiamo defezioni importanti, quella è la cosa che mi disturba e mi turba molto molto molto, perché regalare ogni settimana adesso da un bel periodo giocatori come Migliorini, come Bettini, adesso c'è pure Bruno in condizione un po' precaria, però spero di recuperarlo per domani, è una situazione che da parte mia non è piacevole, ma sono anche consapevole che ho un buon gruppo, degli elementi validi che possono fare la loro parte con la consapevolezza di essere all'altezza della situazione e soprattutto all'altezza del Messina, chiaramente con caratteristiche e attitudini diverse rispetto a quello che può essere Migliorini e Bettini, quindi diciamo che regalare due giocatori non mi fa piacere. Buongiorno mister. Buongiorno. A Nocera nel posto partita di Cozzolino si è parlato per l'occasione del 2-2, però lei per la prima volta lo ha impiegato da interno di centrocampo facendo tornare lì a terzino. Che opinione ha della prestazione in quel ruolo dove sicuramente l'avrà provato tante volte? Ha fatto molto bene,
molto molto bene, ma io l'avevo già provato altre volte nel corso della settimana. Il ragazzo si è espresso e secondo me ha fatto una partita molto importante, si è calato subito in questo nuovo ruolo, è stato determinante in alcune circostanze, poteva fare pure gol, ha avuto una palla importante, ma nel complesso e nell'economia di come si doveva girare il centrocampo io sono molto molto contento di ciò che ha profuso Gennaro. Perché non credo che sia una coincidenza il fatto che lì ha tornato sulla fascia, abbia aiutato magari Rosafio e il resto dell'attacco a essere un po' più propositivo, perché quando c'è lui l'esterno non può occuparsi solo di Rosafio, deve anche guardare la presenza di Lia rispetto ad altri giocatori. Sì, mi danno soluzione e garanzia importante tutte e due come coppia, perché uno può spingere, l'altro può coprire, sono due che hanno gamba, Cozzolino ha dalla sua la vigoria e la forza e l'incoscienza di un ragazzo che vuole emergere, ha fame di volere fare più cose, anche se parecchie volte con molto disordine, però è un ragazzo che ha qualità, è un ragazzo che ha tanta generosità e soprattutto mi fa piacere vederlo che chiede, smania, ha piacere nello stare sul campo e quindi fare qualcosa di importante e di utile per la squadra. Ultima cosa su un singolo, Pacheco e Bolitana, Portici, per tre volte Ragosta entrando dalla panchina è diventato decisivo, tre vittorie firmate da lui, questa è una soluzione che la fascia, nel senso di avere un'arma, perché entra molto, molto rabbioso quando subentra, se è una soluzione a cui pensa oppure se in questo momento non si può fare a meno di lui dal primo minuto? Sta attraversando un buon momento psicofisico lui, è il giocatore che tecnicamente ha delle giocate che gli altri non hanno, è determinato, ha voglia di mettersi in evidenza, ha quel pizzico di egoismo che lo rende ogni tanto fuori dalle righe, ma è la qualità del giocatore quando si sente nelle condizioni di poter fare qualcosa di diverso, quindi lo accetti con annesse e connesse. Ribadisco, è un giocatore che in questo momento sa di avere una condizione psicofisica non indifferente, ma io aspetto sempre che comunque ritrovo il mio capitano e che può essere veramente di grande aiuto nel proseguo sia della gara sia della stagione, perché ha qualità e valori che probabilmente dentro questo spogliatoio non si può fare a meno. Invece mister, dal basso dei suoi 17 anni, Meo come ha assorbito l'errore di Nocera? A Meo vive una dimensione secondo me paradisiaca, se soffre soffre in silenzio internamente, non riesce a dare segnali di disturbo interiore, ecco, sa probabilmente in cuor suo che ha fatto un errore, ma ci può stare, un ragazzo di 17 anni catapultato nel Messina con quello che presenta tutto il Messina nel suo insieme, è molto forte dentro, quindi è un ragazzo su cui si può contare, un errore gli è permesso, è concesso, la domenica prima aveva fatto molto bene, domenica ha fatto quella valutazione errata e pace, andiamo avanti, non si può colpevolizzare certamente un ragazzo che fa un errore. Io sono sempre dall'idea che quando uno ha voglia di fare qualcosa, meglio in eccesso che in difetto. Ha sbagliato, però con questo non mettiamo la croce addosso e so di poter contare sempre su Meo, così come su Rinaldi e così come su Prisco. Mi dispiace questa situazione degli under, perché c'ho pure Prisco che non riesco a valutarlo per quelle che sono le sue qualità veramente. Parlo da portiere, non da ragazzo, perché è straordinario. No, è già arrivato. Martedì è convocato con la nazionale, sì. Abbiamo questa gioia di averlo in cittadino. Sì, consigli. Cireale. Sì, mi ha allenato. Sì, mi ha chiamato due giorni fa. Sì, no, non prima. Ha detto il direttore che ha chiamato lui per
Sì. Sì. Bene, ha mandato un giocatore importante. Com'è andata? È qua da un mese, l'abbiamo valutato, l'abbiamo... che tra l'altro lui me l'ha mandato, me l'ha segnalato, perché è stato talmente onesto e corretto che mi ha detto: guarda, mi hanno detto che c'è un giocatore importante, io non lo conosco, se ti fa piacere volerlo valutare e vedere, può essere disponibile nel farsi vedere. Mi hanno chiamato, è arrivato, l'abbiamo valutato, ed è un ragazzo che può fare a casa nostra. Siamo stati sempre in buoni rapporti con Totò, poi è chiaro che ci sono affinità diverse. Ma guarda, io viaggiavo spesso con Totò, la domenica andavamo a casa insieme, ritornavamo insieme, poi magari arrivava durante la settimana, lui c'aveva la sua famiglia, io c'avevo la mia, ognuno avevamo la nostra, ma non abbiamo avuto mai problemi. È chiaro che lui ha sofferto molto la situazione, ma io conservo un ricordo meraviglioso di Totò, ci siamo visti nel... Su quello che poi è diventato...